Io ho il compito gradito di introdurre i lavori a più voci di questo pomeriggio dedicato a metafisica classica e metafisica analitica oggi, dando anzitutto il benvenuto a nome dell'intero Dipartimento di Filosofia agli illustri ospiti, professor Achille Varzi, molti di voi hanno già avuto l'occasione di sentirlo in questi giorni per il ciclo di lezioni che ha svolto qui da noi, e al professor Enrico Berti, che merita applausi. Professor Varzi è un noto esponente dell'ala più aperta e costruttiva della metafisica analitica, e il professor Berti è altrettanto noto ed impegnato sostenitore della metafisica classica. Saluto tutti i colleghi e gli studenti intervenuti al nostro incontro e ringrazio i professori Sergio Galvane e Antonella Corradini per l'impegno profuso nell'organizzazione dell'evento. Di Achille Varzi ricorderò la maturazione di un forte interesse per l'ontologia in un periodo che è venuto a coincidere con la nascita e lo sviluppo della nuova ontologia e metafisica, quella sorta nel contesto del dibattito internazionale in seno alla filosofia analitica e che ora è chiamata ontologia e metafisica analitica. L'ontologia analitica non ha perso di vista la finalità tradizionale dell'ontologia, ma sempre si propone, con i metodi della semantica logica contemporanea, l'obiettivo aristotelico di elaborare i principi universali dell'essere in quanto essere. Persegue anche l'ideale dell'elaborazione di una serie di ontologie regionali, si propone cioè di studiare la struttura ontologica di particolari categorie di oggetti, e non solo quella di oggetto in generale, come categorie di oggetti come persone, artefatti, insiemi, opere d'arte, documenti, limiti, finzioni. Enrico Berti, formatosi nella scuola padovana di Marino Gentile, è ben noto esponente della tradizione metafisica classica, che lo stesso Berti, in un saggio di recentissima pubblicazione, definisce come la metafisica di ispirazione aristotelica, essenzializzata da autori come Gustavo Contadini e Marino Gentile nella forma di una metafisica dell'esperienza e non coincidente né con l'ontologia, la cui nascita viene ascritta a Suarez, né con la teologia razionale, perché ricerca aristotelicamente tutte le cause e non solo Dio, e quindi è da definire come filosofia prima, appunto perché ricerca i principi e le cause prime. Lo spirito che ha guidato i promotori dell'incontro, ivi compreso il Dipartimento di Filosofia di questa università, è orientato a non vedere un contrasto intrinseco alle due metafisiche, perché si registra un filone emergente e cospicuo di filosofi analitici che si pongono in continuità con la filosofia classica, aristotelica e tomista. Ricordo per tutti John Locke, Anthony Kenny, John Haldane, Alvin Plantinga e Peter Van Inwagen. Restano però molti interrogativi da approfondire, perciò siamo totalmente fiduciosi di apprendere da due esponenti di spicco, come sono Berti e Varzi, come si possa fare il punto oggi su problemi come la diversa accezione di metodo tra aristotelici e analitici, sul punto possibile di incontro circa il modo di intendere il rapporto essere-pensiero, su quale tipo di realismo punti la metafisica analitica in rapporto alla concezione classica della partenza protologica della metafisica, protologia che tiene insieme l'essere assoluto e l'essere diveniente nella forma dell'impossibilità della contraddizione, ovvero sia dell'assurdità di qualsiasi ipotesi di un reale annullamento dell'essere. In altre parole, piacerebbe che
affiorasse nel dibattito anche l'indicazione della modalità con cui nella filosofia analitica si può parlare di spirito e di spirituale come riferimento a tutta l'area che la metafisica classica comprendeva sotto la nozione di soprasensibile o di trascendente l'ordine materiale dell'empiria. Cedo ora la parola al professor Sergio Galvan che farà da moderatore dell'incontro. Il mio compito è molto semplice perché io faccio semplicemente da vigile urbano e quindi non faccio nient'altro che dare l'indicazione ai singoli relatori da iniziare. E non vale la pena che io presenti i relatori perché sono conosciutissimi e quindi non voglio perdere tempo su questo tema. L'unico elemento che volevo ricordare è questo, che i due relatori si sono già incontrati, quindi hanno già dibattuto sul rapporto tra metafisica, ontologia, classica e analitica. Però hanno, io ho presente gli atti del convegno di Vercelli dell'inizio di quest'anno, lì il dibattito riguardava essenzialmente la distinzione tra ontologia e metafisica. Ecco, quest'oggi invece il dibattito concerne essenzialmente la metafisica, quindi le analogie e le differenze tra le due discipline. Quindi do subito la parola al professor Varzi. Il titolo del suo intervento è La metafisica analitica oggi tra realismo e convenzionalismo.